Dopo il recente Consiglio dei Ministri del governo Meloni, che tra l'altro ha riscritto le regole della lotta al Covid in Italia, cade dunque l'obbligo vaccinale per il personale sanitario, cosa che porta al reintegro dei medici Novax o quelli che non hanno comunque completato il ciclo vaccinale. Parallelamente è stata decisa la proroga dell'obbligo di mascherina negli ospedali fino al 31 dicembre. Intanto nel Pescarese sono 43 i medici reintegrati. Il punto della situazione dalla presidente dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Pescara, Maria Assunta Ceccagnoli. Allora, i medici reintegrati saranno nel corso della giornata 43. Noi abbiamo 43 medici sospesi, due odontoiatri, su una popolazione di 3.184 tra medici ed odontoiatri. La maggior parte però ha studi privati e mi sembra solo uno appartenente dipendente della ASL. Sì, dalle nostre verifiche solo un medico dipendente della ASL, altri sono medici, sono professionisti che lavorano in vari ambiti, essenzialmente liberi professionisti. In pratica il decreto del governo cosa dice? Il decreto del governo, tra le altre cose, dice anche di reintegrare i cosiddetti Novax, i medici professionisti che non avevano adempiuto all'obbligo previsto della vaccinazione anti-Covid. E su questo noi, come organismo, gli ordini sono organismi sussidiari dello Stato e quindi adempieranno a queste nuove disposizioni. Non ci sarà più l'obbligo vaccinale per i sanitari? Questo è stato stabilito dal decreto che è uscito, è uscito in Gazzetta il 31 di ottobre. Gli altri medici, la maggior parte degli altri medici o comunque sanitari, come hanno preso questa decisione? Non tutti bene, ed è comprensibile, insomma, perché la vaccinazione, noi riteniamo che la vaccinazione sia un presidio importante di protezione per il professionista stesso, ma anche di rispetto nei confronti degli utenti. E quindi, insomma, noi riteniamo che il successo che abbiamo avuto nell'ambito della lotta alla SARS-CoV-2 è dipeso anche dalla vaccinazione. Pertanto, noi riteniamo che fosse giusto vaccinarsi. Il futuro come lo vede? Tra l'altro è stato cancellato il bollettino quotidiano, ci sarà solo quello settimanale e ci sono gli esperti che dicono la pandemia non è passata e non sappiamo cosa potrà succedere. Esatto, noi non sappiamo ancora, per questa malattia abbiamo visto che in tante situazioni ci siamo dovuti ricredere, la stiamo conoscendo, l'abbiamo conosciuta in questi 2 anni, vedremo cosa accadrà. Se è vero che in passato le pandemie avevano durata di 20 anni, quelle così nella storia, questa sicuramente anche grazie ai presidi che abbiamo adottato, in primis ovviamente la vaccinazione. Però non sappiamo quanto durerà, lo scopriremo, tra l'altro sarà importante vedere cosa succede nei prossimi mesi.